Quando io accettai questa commessa in Arabia Saudita, io l'accettai perché era un'ancora di salvataggio. In quel momento per me rappresentava il quotidiano, rappresentava il potere mangiare e quindi in quell'opportunità io mi ci sono aggrappato. Quando me ne sono ritornato in Italia, io non ho trovato nessuno che potesse produrre quel tipo di commessa con quel tipo di prodotto. Mancava la materia prima. Io mi ricordo che facevo viaggi infiniti, andata e ritorno a Ravenna-Venezia, andavo ad acquistare queste pizze di vetro in tanti colori a Murano, le caricavo in macchina, che non era mia, ma era stata presa in prestito da mio fratello, e poi le portavo a casa. I genitori lavoravano giorno e notte, non certamente nelle classiche 8 ore. Mi fermavo in questa, chiamiamola fabbrica, in questo podere, in questa casa, diciamo, abbandonata, a ritirare i sacchi di tesserine tagliate durante la notte dai miei genitori.